Ben ritrovati a tutti, oggi vediamo insieme la fascia cardio di Garmin chiamata HRM Run ed è fondamentalmente una fascia cardio capace di rilevare le dinamiche di corsa ed è per questo che ho deciso di cambiare la mia vecchia fascia cardio che oltre a non avere la possibilità di monitorare queste statistiche era anche piuttosto scomoda in quanto piuttosto rigida soprattutto sulla parte anteriore. Procediamo quindi con l'unboxing e vediamo cosa c'è dentro la scatola. Ovviamente c'è il manuale d'uso e anche questo pratico volantino che in pochi passi descrive e ci dà le istruzioni come poter usare la fascia. Praticamente come primo punto ci dice di sistemare e aggiustare la lunghezza della fascia in maniera tale che non sia né troppo larga e quindi da scendere durante la corsa né troppo stretta da non poter respirare. Poi che sia nella posizione corretta e non a rovescio e dopodiché ci indica come fare la corretta manutenzione, quindi sciacquare la fascia ogni qualvolta finiamo il nostro allenamento o addirittura dopo 7 allenamenti lavarla, ovviamente non in lavatrice. Ma andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è. Ovviamente ci sono le solite indicazioni relativamente alla sicurezza, ma poi c'è il manuale d'uso in diverse lingue, incluso l'italiano, che vedremo dopo se ci rimane tempo. Adesso sono curioso di procedere con l'unboxing, per cui procediamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Questo penso sia parte della fascia, probabilmente per allungare la lunghezza della fascia in caso ce ne sia di bisogno. Eccola qui la fascia, devo dire che è davvero molto soffice al tatto e ovviamente il sensore è un po' più spesso rispetto alla mia precedente fascia cardio. Per quanto riguarda la chiusura è molto semplice, come vedete, e c'è anche un pezzo di plastica che ci protegge dalla chiusura in maniera tale che non possa dare fastidio. Sembra piuttosto robusta e compatta, soprattutto se la confrontiamo con la mia vecchia fascia cardio, molto rigida e anche più ingombrante. Andiamo nel manuale, vedere la parte in italiano cosa troviamo. Troviamo le principali indicazioni relativamente al primo utilizzo, che abbiamo praticamente già visto. Nella pagina successiva vediamo le statistiche che è capace di rilevare, che sono fondamentalmente 6, ma le vedremo direttamente insieme su Garmin Connect dopo averla provata oggi. E niente, sulla pagina successiva ci sono le caratteristiche tecniche, come ad esempio relativamente alla batteria che è di 3 volt, la cui durata media di circa un anno, il range di temperatura in cui il sensore continua a lavorare bene fondamentalmente, dai meno 10 gradi ai 50 gradi, se ci pensate bene non è neanche così tanto. Poi c'è la parte della comunicazione, la connessione con l'orologio, praticamente utilizza un protocollo chiamato ANT+, quindi assicuratevi che il vostro orologio sia compatibile. Io sto utilizzando il Garmin 245 Music, vi lascio il link qui in alto relativamente alla recensione, e che ovviamente la fascia cardio è impermeabile, circa 5 mm. Procedendo ci sono le istruzioni per cambiare la batteria. Sinceramente mi sembra piuttosto macchinoso come procedimento, soprattutto rispetto alla mia vecchia fascia cardio in cui bastava veramente svitare l'alloggiamento della batteria usando una monetina. Qui bisogna staccare la parte in plastica, svitare le viti, insomma abbastanza più complicato, per cui non veramente un miglioramento. Vediamo adesso come connettere la fascia cardio al nostro orologio tramite la funzione aggiungi un nuovo sensore. Aspettiamo un attimo che si connetta ed ecco qui, è connessa, veramente veramente veloce. Questa procedura non deve essere ripetuta ogni volta in quanto poi l'orologio si connetterà automaticamente alla fascia cardio. L'unica cosa che mi sento di sottolineare è che bisogna fare attenzione ogni qualvolta prima di iniziare a correre che la fascia si sia effettivamente collegata all'orologio e ci dovrebbe essere anche un beep di notifica a segnalarvelo. Ecco. Fascia cardio indossata, non dà particolarmente fastidio come la vecchia fascia cardio che vi ho fatto vedere prima.
non si vede tantissimo, anche il sensore è abbastanza più spesso rispetto alla precedente. Niente, adesso facciamo una corsetta e dopodiché vediamo qualche grafico insieme. A dopo, ciao. Ed eccoci qui a rientro dopo una corsetta e qualche allungo. Vediamo subito qualche grafico insieme, vediamo di vedere come vengono rappresentate su Garmin Connect le nuove statistiche relativamente alla dinamica di corsa, che sono effettivamente quelle per cui ho preso questa nuova fascia cardio. Beh, guardando il grafico si parte dalla lunghezza del passo misurato in metri, dopodiché c'è il rapporto che ho letto dovrebbe essere il rapporto costo di oscillazione verticale rispetto al beneficio della distanza percorsa. C'è poi il bilanciamento del tempo di contatto con il suolo tra il piede sinistro e il piede destro, e poi è possibile anche probabilmente nei grafici il tempo di contatto al suolo ed anche la cadenza. Per ognuna di queste metriche la Garmin ha condotto delle statistiche, praticamente definito delle zone, delle aree particolari per ciascuno degli indicatori che abbiamo appena menzionato. Per esempio, nel caso della cadenza, più alta è la frequenza e meglio è. Una buona frequenza target potrebbe essere intorno ai 180 passi al minuto, che qui quindi sarebbe rappresentata dalla zona in blu. Per quanto riguarda invece il rapporto verticale, che come vi ricordo è il costo dell'oscillazione verticale rispetto alla distanza percorsa, ovviamente i runner migliori hanno un rapporto decisamente più basso, in quanto riescono a percorrere una distanza più lunga a dispetto di una inferiore oscillazione verticale, per cui in questo caso sarebbe meglio stare nelle aree tra il verde e il blu, almeno il verde. Per quanto riguarda la parte della percentuale del tempo di contatto al suolo in relazione tra piede sinistro e piede destro, devo dire che questo è uno degli indicatori che mi interessano di più, in quanto è possibile capire se la nostra tecnica di corsa ha qualche problema e quindi cercare di correggerla il prima possibile per evitare infortuni. La differenza dovrebbe essere la minore possibile, ovviamente, per cui dovremmo stare nell'area indicata, nella zona indicata in verde. Durante la corsetta ho voluto fare un chilometro un po' più veloce per confrontare appunto il tempo di contatto al suolo e anche per confrontare il bilanciamento rispetto a una corsa lenta ed un ritmo un po' più veloce. E come si vede dai grafici, se li sovrapponiamo, correndo a un ritmo lento sono piuttosto bilanciato e questo è il mio tempo di contatto al suolo, ma non appena incremento il passo si vede subito che mi sbilancio un po', cui c'è un piede che spinge più dell'altro e insomma tendo ad uscire dalla zona verde ed entrare nella zona arancio, che non è proprio quella indicata come ideale da Garmin. È proprio questo il supporto che stavo cercando da questa fascia, in quanto qui a Vienna non ho molta occasione di poter incontrare il mio allenatore, facciamo tutto spesso da remoto e quindi diciamo questo mi aiuta a capire se se la mia tecnica di corsa ha qualche problema. Per rispondere alla domanda di Enrico relativamente a quale sia la differenza tra la fascia cardio e un normale sensore POD, ci ho guardato fondamentalmente praticamente le statistiche sulle dinamiche di corsa sono praticamente le stesse. Il prezzo del sensore POD è di una ventina di euro in meno rispetto alla fascia cardio, ma la cosa positiva, soprattutto se non si è abituati ad indossare la fascia cardio, è che i sensori POD possono essere connessi all'orologio direttamente e per cui potete rilevare le vostre dinamiche di corsa senza indossare la fascia cardio. Questo è quello che sono riuscito a trovare, spero che sia di aiuto. Da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la fascia cardio, vorrei farvi una domanda, ed è praticamente quanto spesso voi utilizzate la fascia cardio nei vostri allenamenti, se la utilizzate solo negli allenamenti più intensi o se la utilizzate anche
nella corsa lenta. Passando alle conclusioni, direi che sicuramente rispetto alla fascia cardio precedente questa è molto più comoda, per cui la potrò utilizzare molto più frequentemente. Devo dire che davvero non ho avuto problemi durante la corsa oggi. Avere le dinamiche di corsa, ovviamente, come ho già detto, può aiutare a capire se ci sono problemi sulla tecnica di corsa. A volte, dopo allenamenti veramente intensi, può succedere che ci siano dei sbilanciamenti, e quindi direi che è molto importante saperlo per correggerlo e quindi magari prenotare una visita al fisioterapista per capire quale sia il problema, oppure insomma fare delle sessioni di stretching un po' più lunghe, in maniera da evitare, diciamo, infortuni. L'unico aspetto negativo di questa fascia è che il sensore non può essere sganciato dalla fascia, e soprattutto se si usa la fascia di frequente probabilmente sarà soggetta a usura, e più sarà usurata più vi darà fastidio, e quindi non potrete cambiare solo la fascia ma dovrete cambiare tutto. So che ci sono delle nuove fasce Garmin dove il sensore può essere rimosso, però ho fatto fatica a trovare quella che è capace di rilevare anche le dinamiche di corsa. Se voi riuscite a trovarla, magari sarebbe bello poter condividere il link qui nei commenti, in maniera tale che tutti possono essere informati relativamente a dove acquistare questa fascia. Con questo è tutto, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!